Bene, secondo rischio non calcolato. Buongiorno a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi provo per la prima volta la nuova Insta360 Ace Pro. Cioè nuova per me. E niente, vediamo cosa riesco a fare. Farò giusto un po' di test. Se questo video uscirà carino, poi vi farò anche vedere tutto quello che ho fatto. E vi porto in strada con me. Allora, ho fatto qualche chilometro. Ho appena rimesso giù la Insta360 Ace Pro. Allora, il primo video l'ho fatto in modalità pro, questo invece lo sto facendo normale e dopo sono curioso di vedere cosa salta fuori. Intanto mi sto avvicinando ad una salita, fatto i primi chilometri tranquillo in Z2 giusto per riscaldarmi. Tanto la fine della giornata di oggi è solo per fare questa videocamera. Sono anche curioso a sentire l'audio, perché in questo caso c'è un bel po' di aria come si nota in parte della strada. In realtà oggi che siamo giovedì, è il giovedì della terza settimana del giro, dove ci sono anche le tappe abbastanza vicino a casa, avrei avuto la possibilità di andare a vedere almeno il passaggio. Però volevo proprio approfittare, andare là per vedere il giro in bici, come sto facendo adesso, e registrare. Però rischiavo di non riuscire a vedermi l'arrivo, a fare il video, e quindi di processo la tappa ho preferito fare sta cosa. Poi, se il video esce bene, quello che ho fatto oggi, in realtà della discesa che andrò a fare tra poco, per adesso affronto una salita, faccio la discesa, se esce bene il video poi lo metterò nella discesa nella playlist Funny Downhill. Tanto vi avevo accennato che ho fatto qualche upgrade sulla mia bici, proprio avanti ci sarà un video dedicato dove vi vado a far vedere tutti i pezzi che ho cambiato, perché da quando ho fatto il video l'ho praticamente rismontata completamente e poi l'ho rimontata con altri componenti, e devo dirvi che mi sta dando diverse soddisfazioni. In primis il cambio, sono passato dall'Ultegra R8000 al nuovo 105 elettronico, che sta andando davvero bene. L'ho trovato una mega offerta che poi ho anche pubblicato nel mio canale Telegram Ciclismo Sconti del gruppo completo proprio. Tanto sono sempre più vicino alla salita, ecco il bello. Poi ve ne parlerò anche del 105 in un video a parte. E anche se fai degli incroci, tipo ora sto utilizzando un 5230, ancora un altro rapporto, adesso sto usando il 34 che è più leggero. Comunque il cambio non dà fastidi e va perfetto. E niente. Adesso andiamo a fare la salita, mi sa che mi toglierò la pettorina, forse registrerò l'ultima parte, perché ho fatto il grande sbaglio di uscire col caschetto Aero e la R14, e con la scusa che questa salita è tutta esposta al sole, oggi il sole scalda anche se è una ritta fredda, mi sa che suderò un bel po'. Niente, vediamo come sarò a fine salita. Adesso faccio un altro, adesso registro un'altra discesa più corta. Sto provando a tenere la videocamera in mano per capire quando è stabilizzata. E niente, vi porto con me. Sono curioso anche a sentire com'è l'audio in questo caso. Comunque, se siete interessati ad acquistare questa videocamera, sapete che in descrizione trovate il link per acquistarla, e se la acquistate attraverso il mio link vi daranno in omaggio anche il ricorrente per lo schermo.
sperando che si senta. Piegato abbastanza la bici, la curva era stretta, ho allargato, però ho visto, ho trovato la macchina, quindi ho rischiato un po'. Allora, questi video li sto facendo in modalità pure video. Quello che ho fatto nella discesa di prima era in modalità video. Qua siamo a 30 frame al secondo, prima era 60. Sono curioso a vedere cosa salta fuori. In realtà oggi non è la recensione, giusto? La prima prova che faccio di questa videocamera. Comunque quella curva non dico che ho rischiato, perché comunque stavo controllando, però non mi aspettavo quel ramo in mezzo alla curva che sporgeva tanto, sembrava anche pieno di spini. Dopo sono curioso a vedere giusto il frame di quel momento, e poi mi sono trovato la macchina. Vabbè, sono cose che succedono. Comunque tutto regolare, tutto tranquillo. Sono curioso di vedere proprio la stabilizzazione della videocamera, e dai video che ho visto promette davvero bene. Ah, dalla pioggia che c'è stata in questi giorni ha bagnato. No, questa è una zona dove siamo su una collina, quindi appena piove tanto il giorno dopo scende tutta l'acqua della montagna. Vai, ultimo pezzo di discesa e poi riprendo la telecamera a casa e vedo come sono andate queste riprese. Scrivete qua sotto nei commenti anche cosa ne pensate. It was at this moment that he knew he fucked up. Bene, secondo rischio non calcolato. Senti, volevo spegnere tranquillo la videocamera, perché tanto tra poco arrivo a casa, è una discesa molto tranquillo. E invece c'era quella punto bianca che voleva tirarmi sotto. Eccomi invece nell'applicazione di Insta360 dal computer, perché io principalmente uso quella, per poi da qua esporto direttamente in Final Cut Pro, e non si può far tantissimo, l'inquadratura è quella che vediamo. Poi possiamo, volendo, modificare leggermente il colore con la modalità Color Plus. Abbiamo Clarity Plus, che non so cosa faccia. L'Aqua Vision, che non ci serve perché non siamo andati in acqua in questo caso. E poi la modalità audio, che in realtà voi nel video l'avete già sentita con la modalità messa a fuoco sulla voce. Qua purtroppo, in questa discesa che sto riprendendo adesso, che avete appena visto in realtà nel video, non si sente benissimo, perché penso che era velocità troppo alta e quindi faccio fatica a riprendere la voce. Comunque era già segnata la messa a fuoco sulla voce. Altre cose poi non si possono modificare. Progetto, vabbè, possiamo, diciamo, editare un video direttamente da questa modalità, cosa che io in realtà non utilizzo, perché edito poi tutto in Final Cut Pro. E ho fatto una prova veloce sul telefono, e dal telefono è un po' più carina perché si hanno più robe, tipo la possibilità di impostare all'interno la telemetria. Cosa vuol dire? Vedere direttamente velocità, cadenza, potenza, tutto nel video. È comodo perché si ha tutto assieme, e sono ancora indeciso se provarla. Poi si va a connettere a Garmin Connect per prendere i dati GPX, per vedere tutti i dati che poi abbiamo fatto in quel momento. Sono ancora indeciso se provare, cioè sicuramente la proverò,
però mi dà un po' fastidio, diciamo, utilizzare computer, telefono, videocamera per fare un video e difatti per quello preferisco usare tipo solo il computer, magari con più programmi, tipo quello di Insta360, che in realtà se facciamo un video non in modalità pure, ma in modalità classica, possiamo comunque prenderlo dalla videocamera, lo importiamo direttamente in Final Cut e ce l'abbiamo già comunque fatto. Non modifichiamo il colore, ma non importa perché comunque le riprese escono fatte bene e non possiamo modificare la voce. E comunque alla peggio abbiamo l'applicazione di Insta360 dal computer per modificare in questo caso la voce o al massimo un po' i colori per poi importarlo in Final Cut. Quindi mi sto dicendo, primo test di Insta360 fatto, mi vedete qua direttamente dal mio studio perché stavo editando questi video. Spero che questo nuovo video vi sia piaciuto. Se non l'avete ancora fatto, vi ricordo di iscrivervi al canale, accendere la campanellina per rimanere aggiornati su tutti i prossimi video e non dimenticatevi anche di lasciare un bel like. E se lo fate, siete dei grandi. E io vi saluto e ci vediamo alla prossima!